puff, proprio puff. Mamma mia. Ricetta iper, super, ultra sfiziose. Si vanno a fare? Si vanno, le vado a fare. Poi voi guardate, magari le rifate, sicuramente, secondo me le rifarete. E puff di patate. Si parte dalle patate lessate. Sono fredde, eh? Patate lessate e si schiacciano bene. Ecco qua, le patate sono schiacciate. Aggiungo latte tiepido. Un uovo intero. Lievito secco. Intanto incorporo un pochino. Un cucchiaino di sale. E aggiungo la farina. Giusto per farvi capire un po' la densità, è molto più morbida rispetto a quando si fanno gli gnocchi all'inizio, quindi va lavorata un pochino, ma non è che c'è bisogno di una super lavorazione. Allora, guardate la densità dell'impasto, vedete? Il cucchiaio è al contrario. È abbastanza sodo, ma morbido e appiccicoso. Allora, una volta che tutti gli ingredienti sono amalgamati, qui non è che bisogna fare chissà quale lavorazione, una volta che tutti gli ingredienti sono amalgamati, si lascia lievitare per una quarantina di minuti più o meno. Ecco qui, l'impasto è lievitato. Ora si trasferisce tutto questo impasto dentro una sac à poche. Allora, vediamo un po', forse con questa riesco a farlo meglio. Ok. Inizio da questo, poi piano piano si mette tutto il resto. Ok. Allora, devo controllare la temperatura perché l'avevo lasciata sul fuoco, era troppo alta, ma a 180 gradi è perfetto, quindi posso riaccendere il fuoco. Allora, friggo il primo per vedere come viene, ma sta venendo bene, quindi va bene. Le potete fare più o meno lunghi. Proviamo questi primi tre, così le assaggiamo anche subito. Sì, decisamente di queste dimensioni mi piacciono. Le farò tutti così.
Non le ho fritte tutte perché queste le voglio condire per me, solo per me queste qui. Quindi mi ci metto dentro, guardate, origano, due bei pizzichi di origano, il sale ovviamente e peperoncino in polvere. Se volete potete metterci anche la paprika, che quindi dà quel gusto affumicato parecchio interessante. Sentite come sono croccantini? Questo è scappato. Era scappato. Allora, sono leggermente croccanti all'esterno, morbidosi all'interno, ariosi, puff, proprio puff. Mamma mia. Origano, peperoncino e sale, secondo me è perfetto, ma la cosa bella, se volete fare per i bambini non potete, non dovete aggiungere niente, che sono buonissimi. E poi fateli diventare sfiziosi come volete. Ciao.